Grande partecipazione, come non si vedeva da tantissimo tempo, per la messa fuori orario celebrata nella Basilica di San Paterniano, appositamente per il Corpo di Polizia Locale, nel suo 154esimo anniversario della sua fondazione, celebrata dal Vescovo di Fano, Armando Trasarti. Oltre ai componenti del corpo in servizio, presenti alla celebrazione anche 15 agenti in congedo e moltissimi familiari, segno del grande spirito di corpo che accomuna tutti, sia i presenti che i passati componenti della compagnia. Non dobbiamo mai dimenticare che è un servizio a favore della comunità, a favore del rispetto delle regole, ma soprattutto è un servizio vicino al cittadino. E allora ecco, queste occasioni sono un modo per ritrovarsi, per far sentire un senso di appartenenza, ma anche un modo per ringraziare tutti coloro che quotidianamente prestano un servizio per gli altri. Il comandante di Quirico per questo ha espresso gratitudine ai frati di San Paterniano per la grande disponibilità e al Vescovo per questa mattinata speciale che fa il pari con un'altra messa celebrata il 31 ottobre scorsi nei locali del Comando di Polizia in ricordo di tutti i caduti del Corpo di Polizia Municipale, asse portante dell'ordine e della sicurezza della città di Fano. La presenza di un vescovo, per quello che possa indicare, dice anche presenza dell'istituzione insieme a tutte le altre istituzioni, di incoraggiamento, di motivazione per un ruolo che è delicatissimo, perché sono convinto sempre che sotto la divisa c'è l'umano e l'umano ha bisogno di relazione, di sorriso, di stretta di mano, di maturazione, di rispetto. Al termine della cerimonia, un breve rinfresco ha concluso, nel segno della condivisione e della convivialità, questa mattinata celebrativa del corpo.